È la Zanetti Bergamo a portare a casa l'intera posta in palio al Pala George, aggiudicandosi per 3-7-1 il derby lombardo con la Banca Valsabbina Millennium Brescia al termine di un match in cui le bergamasche si sono dimostrate più ciniche nei momenti decisivi e topici della partita. Era partita comunque bene Brescia anche nel primo set sotto i colpi di Rivero e Washington, portandosi sul 17-13, ma le bergamasche hanno saputo reagire prontamente con Cambi che ha messo nelle condizioni tutte le sue attaccanti di ricucire il gap vincendo il parziale 25-21. Secondo set davvero vietato ai deboli di cuore, chiuso ai vantaggi da Bergamo 26-24 grazie a Megan Courtney. Nel terzo set la reazione della formazione bresciana non si fa attendere, sotto i colpi di Villani riapre il match aggiudicandosi il parziale 25-22. Anche nel quarto set si viaggia sul filo dell'equilibrio e solo nel finale Bergamo riesce a sferrare la zampata decisiva e a costa chiudere il match e da regalare i primi tre punti alla formazione bergamasca. MVP del match la centrale americana Hannah Tapp, per lei 16 palloni messi a terra con 6 muri. La prossima settimana la Banca Valsabbina Millennium Brescia osserverà il turno di riposo che gli consentirà di recuperare definitivamente Petersen, che comunque oggi abbiamo già visto in campo, e di recuperare le forze dopo un inizio di campionato molto impegnativo. Per Bergamo una boccata d'ossigeno e una prestazione che dovrà comunque trovare conferme nel prossimo batch con la Bosca San Bernardo Cuneo della prossima settimana.